degli studi che abbiamo fatto, molti anziani che devono prendere 4-5 medicine al giorno si scordano facilmente. E quindi tramite questo touchscreen noi programmiamo l'ora in cui deve scendere la medicina in questi bicchierini più piccoli e l'acqua in quello più grande per aiutare l'anziano a prendere la medicina. Quindi. È già stato ribattezzato il robot badante, il dispositivo progettato dagli studenti dell'Istituto Enrico Fermi di Bibbiena, uno dei 3 progetti vincitori dell'Inv Factor, anche tu genio, il concorso promosso dal CNR. Arrivare terzi a Inv Factor, che è un concorso nazionale del CNR, e partecipare ancor più alla notte dei ricercatori a Padova, essendo lì vicino a loro, che sono i veri ricercatori, siamo proprio a contatto con la scienza vera, per noi è stato molto importante. Tutor 1, questo è il nome del robot, è un mini distributore di medicinali, ma le sue funzioni non sono limitate soltanto a questo. Medicina e bicchiere dell'acqua. Il suono per avvertire, magari sei in cucina, non è nelle vicinanze, serve per far sentire all'anziano che c'è. E in caso l'anziano non dovesse essere in casa o comunque non lo sente, finché il bicchierino non viene alzato, qui c'è un sensore a magnete termico, che finché questa base di metallo non viene alzata da qua, la dose dopo non viene data, perché se poi l'anziano dovesse tornare ci sono più dosi, dopo potrebbe essere anche letale per l'anziano. E in più c'è questo cassetto apribile, che può essere anche questo programmato l'orario, e all'interno qui noi abbiamo messo una macchinetta per la misurazione della glicemia. Questi 3 sono i sensori che tengono sotto controllo l'aria, la qualità dell'aria della casa. Questo è per il monossido di carbonio, questo fumo gas. Quindi se c'è una perdita di gas, questi intervengono, l'allarme sonoro e luminoso, però potrebbero anche inviare un wireless e chiudere la valvola del gas. Gli studenti di Bibbiena non sono certo nuovi a questi primati. Tutti ricordiamo il premio per il seggiolino auto Salva Bimbi, che finalmente è nell'agenda del governo. 2 rincontri, uno il 2 agosto con lì al Consiglio regionale toscano, con la dottoressa di Robertis, e poi un altro incontro sempre d'agosto con il vice ministro Nencini, il vice ministro di Del Rio, l'assessore Ceccarelli, e sembra che il governo sia intenzionato appunto a proporre un dispositivo da rendere obbligatorio nelle auto.